Buongiorno a tutti. Ho promesso ai miei alunni e ai genitori di mostrare loro come preparare l'app book per le verifiche di storia che di geografia. Quest'anno la scuola si chiude in un modo molto strano, purtroppo a causa del coronavirus. I bambini hanno fatto 3 mesi di didattica a distanza. Io devo congratularmi con loro e con i genitori perché hanno avuto la forza e la pazienza di collegarsi tutti i giorni, di lavorare tutti i giorni come se fossimo a scuola e quindi di concludere tutta la nostra programmazione didattica. Adesso, a conclusione, bisogna valutare, anche se io odio la valutazione docimologica, purtroppo sono costretta a farlo, e comunque dobbiamo somministrare le prove di verifica. Non darò delle schede da compilare per quanto riguarda storia e geografia, ma appunto mi dovranno sintetizzare in un lapbook tutto quello che hanno appreso durante quest'anno. Il lapbook potrebbe essere un po' paragonato come il vecchio Bignami dei miei tempi. Quando andavo a scuola io, gli studenti si dividevano in due categorie: in quelli che seguivano il libro di testo scolastico e in quelli che per risparmiare tempo, non avendo tanta voglia magari di studiare, ripiegavano sul Bignami. Io non ero né l'una e né l'altra, non sono mai stata una secchiona a scuola, né, però comunque mi contentavo del Bignami. Tra i libri di testo e il Bignami preferivo i libri della biblioteca scolastica. Detto questo, però il lapbook, più che essere il Bignami nostro dei miei tempi, è diciamo che è un po' un promemoria, no? Qualcosa da tenere sempre a portata di mano, dove noi andiamo ad appuntare i concetti più importanti. Comunque, bando alle chiacchiere, iniziamo. Io ho preparato già tutto l'occorrente, perché mettermi qui a ritagliare i vari template mentre facevo il video, insomma, questo video sarebbe durato 24 ore. Quello che raccomando ai bambini, quindi, di tenere a portata di mano il cartoncino Bristol, come ho detto loro che devono acquistare. Si è piegato con la stick, forbici, un pennarello e delle puntine di quelle che servono. Queste puntine qui, i punteruoli che servono poi per fissare qualche template. Procediamo alla costruzione. Io vi ho già allegato molti dei template che voi potete utilizzare. Per questo template base, che per il ritaglio della copertina, noi dobbiamo ringraziare Giuditta e Ginevra Gottardi, i quali sono delle insegnanti veramente in gamba, molto attivissime. Che hanno pure scritto un libro sui lapbook. Io veramente sono arrivata a loro attraverso delle ricerche che ho fatto su internet diversi anni fa. Diciamo che i primi lapbook che io ho conosciuto risalgono al 2015 e li avevo trovati su un sito inglese che era homeschoolshare.com. Su questo sito io ho trovato tantissimi lapbook che molto gentilmente, cosa strana, non so se sono americani o sono inglesi, chiunque sia, ma comunque cosa stranissima, perché di solito tutti quelli, gli americani, gli inglesi, quando condividono anche una piccola immagine, praticamente loro la vendono, non ti danno niente gratis, devi pagare tutto. E se oltretutto ti permetti diciamo, di rubare la loro immagine senza citare la fonte da dove la prendi, o apri ti sesamo, perché
su queste cose qua loro non transigono, sono quasi dei rabbini, possiamo dirlo, non, spero che non si offendano, però è così. Cioè, io mi sono scontrata sempre su tantissimi siti americani, inglesi, australiani, dove pur mettendo online il materiale, comunque non lo danno mai gratis. A differenza invece, ad esempio, delle scuole dell'America Latina. Ecco, in America Latina sono un po' come noi italiani. Noi mettiamo a disposizione di tutti quanti gratuitamente quello che conosciamo. Però purtroppo è così, anche nella didattica, come in qualunque altro campo del sapere, no? C'è chi fa e mette a disposizione gratuitamente, c'è chi invece riesce a ricavare profitto anche dalla scemenza, perché poi realmente realizzare un'immagine, realizzare anche un template. Vi assicuro che basta semplicemente avere un po' di nozione di grafica e siamo capaci di farlo tutti quanti. Io, vabbè, che comunque, poi vi farò vedere infatti qualche template che ho fatto pure io. Allora, per dire, torniamo a noi. Questo è il template che io vi ho messo praticamente per realizzare la copertina del nostro lapbook. Chiaramente voi lo stamperete su un foglio di carta che è molto leggero, non adatto a quello che noi vogliamo andare a realizzare. Allora, cosa facciamo? Mettiamo il foglio che abbiamo stampato sul cartoncino Bristol, ok, A4. Dopodiché, seguiamo i tratteggi. Prima di tutto ci andiamo a segnare i triangoli che vanno tagliati. Spero di riuscire a farvi vedere perché non so se la cam. Ok, mi segno i triangoli. Questo è molto importante perché questo taglio qui dei triangoli serve a chiudere il nostro lapbook senza problemi per evitare pure di lasciarlo aperto, ok? Dopodiché ci sono queste linee tratteggiate e allora io vado a piegare proprio sulle linee tratteggiate. Uno. E due. Vedete? Ok, siamo qui. Adesso questo foglio non mi serve più, lo mettiamo da parte, ripiego in avanti il lapbook, ok? E taglio i triangoli. Fatto, abbiamo già la nostra copertina. Grazie a Giuditta e a Ginevra Gottardi abbiamo la nostra copertina che si chiuderà praticamente così. Aspettate, ecco qua. A busta abbiamo la nostra busta. Qui che cosa ci facciamo? Una busta così non è niente. Qualunque libro ha una bella faccia, no? Dobbiamo dare una bella faccia anche al nostro libro. Allora io ho pensato, visto che comunque stiamo sfruttando in un certo senso anche parte di quelle che sono il materiale che Giuditta e Ginevra mettono a disposizione sia sul loro sito. Che nel libro che io ho acquistato appunto dei lapbook. Andiamo e attacchiamo questa qui che io già vi ho allegato come file. La prendo, aprendo geografia. Mettiamo la colla.
E lo incolliamo, spero di farvi vedere. Ok, lo incollo qui. È chiaro che tutti i disegni sono in bianco e nero, quindi, siccome ho detto che questa verifica servirà anche per la valutazione di arte e immagine, quindi spero che i bambini avranno tanta voglia di andare a colorare tutti i disegnini che troveranno all'interno. Ok? Quindi aprendo geografia. Poi, come ogni libro che si rispetti, abbiamo il nostro indice degli argomenti che incolleremo anche nella copertina. Ecco qui il titolo, aprendo geografia, il nostro indice degli argomenti che troveremo all'interno. Quindi orientarsi nello spazio, lo spazio confine regione, individuare le posizioni delle cose con il reticolo, i diversi punti di vista dall'alto in basso, sopra, sotto e via dicendo, i luoghi pubblici, i locali della scuola, luoghi privati, la casa, e poi ci sarà qualche altra piccola sorpresa che io qui non ho aggiunto. Ricordo meglio. Chiaramente il libro ha anche un autore, vero? E chi è l'autore del libro? Un attimo, non trovo più. Non trovo più l'autore del libro. Ah, eccolo qua. Quindi metteremo il nome, il cognome e la classe per ricordarci proprio quest'anno, perché comunque l'app book sarà un ricordo carino da tenere anche negli anni a venire. Quindi incolleremo anche il nome e cognome. E lo incolleremo qui. Quindi il libro chiuso. Si presenta così, però possiamo anche farlo al contrario. Meglio così, ok. Si presenta così. L'emozione. Ok, un po' staccato. Quindi si presenterà così, ok? Adesso dobbiamo andare a riempire di contenuto questo nostro lapbook, rispettando l'indice anche gli argomenti. Quindi, orientarsi nello spazio. Come ci si orienta nello spazio? Per iniziare, questo è un template che ho preso, che avevo già dal 2015, da quel sito inglese, come vi ho detto. Ci si orienta con le paroline dello spazio, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra. Li scriverete tutti quanti qui e andiamo ad incollarli. Ok. Abbiamo incollato il nostro primo mini book, il nostro primo capitolo, diciamo, ok? In alto con la penna intitoleremo questo capitolo, che è Oh.
Yen Darcy nello spazio con le ok? Quindi intitoliamo il nostro primo capitolo, orientarsi nello spazio con le parole. Poi, cosa possiamo mettere? Nello spazio, le figure, cioè lo spazio intorno a noi può essere visto da diversi punti di vista, è vero? Sopra, dall'alto, in basso, da destra a sinistra di profilo, cioè sopra, sotto, avanti, dietro e di profilo. Quindi prenderemo questo template che io vi ho messo. Ok? E lo piegheremo praticamente al libro. Così, così. Questa linguetta qui praticamente la piegheremo e la utilizzeremo per incollare quest'altro capitolo all'artbook. Anche se io preferisco, ma per una maggiore stabilità, incollare proprio tutto dietro, perché comunque non ci serve dietro, ok? Allora, mettiamo la colla tutta quanto sul lato qui dove abbiamo messo la linguetta e la andiamo a mettere sotto. Ecco qua. I punti di vista. Dentro mi disegnerete quali sono i diversi punti di vista. Scusate, sto ancora dormendo stamattina, ok? Mi disegnerete i punti di vista e scriverete da quale lato l'oggetto viene osservato, se dall'alto, dal basso, da avanti, dietro o di profilo, d'accordo? Quindi andiamo. Nell'indice abbiamo scritto che abbiamo anche lo spazio privato e lo spazio pubblico. Quindi, nella parte centrale qui, il titolo di questo capitolo sarà appunto spazio privato e spazio pubblico. Quindi lo spazio privato. Lo spazio privato qual è? Un esempio di spazio privato è la nostra casa. Ecco, questo è un template che ho fatto io. Come lo dobbiamo fare? È composto da due pezzi, vedete? Ci stanno gli interni della casa e l'esterno con il tetto. Allora, cosa ho pensato? Tagliamo il tetto. Cioè, io ho già diviso veramente anche il centro della casa. Comunque, tagliamo il tetto. Okay. E lo andiamo a incollare sotto. Non so se riuscite a vederlo perché dovrei forse allontanare un po' il computer. Vediamo. Allora, vabbè, me lo farò vedere dopo. Cerchiamo di posizionarlo bene al centro. Ok. Allora, ho tagliato il tetto. Ah, mi raccomando,
i disegni devono essere colorati, perché altrimenti è una cosa triste, un lapbook senza colori così, ok? Come tutti i libri che si rispettano, soprattutto i libri per l'infanzia, sono pieni di colori e di disegni. Allora, colorate il tetto, lo incollate, mi colorate i vari locali della casa e li andate ad incollare. Vicino al tetto. Perché è chiaro che ogni stanza è il tetto, è vero? Altrimenti se piove ci bagniamo tutto. Ricordate come fa quella canzone? Era una casa molto carina, però non canto perché sono stonata, ok? Allora, abbiamo incollato il tetto con i vari spazi della casa. Adesso però la casa non ha degli spazi aperti, davvero? C'ha una facciata, c'è una porta per poter entrare, perché altrimenti non sarebbe più uno spazio privato, ma sarebbe uno spazio pubblico. Allora ho piegato la linguetta della casa e vado ad attaccarla. Faccio per la sinistra e anche per la destra, ok? Ecco qua, è chiaro che sul tetto magari mi scriverete casa, perché la casa è uno spazio privato. Ok? Colorerete, apriamo e dentro mi scriverete tutti i nomi delle varie stanze, dei vari spazi con una freccia che li indicano. D'accordo? Su questi lati qua mi scriverete i vari locali, i vari spazi della casa. Questo quindi possiamo anche chiuderla. Quindi, parlando di spazi, abbiamo detto che gli spazi sono pubblici e privati. Allora, un esempio di spazio pubblico, qual è? Quello che conoscete meglio di tutti. Esatto, è la scuola. Quindi lo spazio pubblico e la scuola. Per gli spazi della scuola io ho pensato di costruire questa piccola cartelletta, ok? Dove voi inserirete i vari locali della scuola e mi scriverete a che cosa si riferiscono qui sulla linea, d'accordo? Mi direte quali sono questi locali che comunque noi abbiamo già fatto. Per ognuno di loro mi scriverete le loro funzioni, a che cosa servono questi spazi qui della scuola. Ok? Allora, andiamo, procediamo come al solito. Andiamo ad incollare questa cartella che è un pochettino strana, vedete? Allora, dovete piegare i margini 1 e 2 all'interno e su questi margini mettere la colla. Ok, dopodiché piegate sempre lungo le linee tratteggiate e chiudiamo questa cartella. Ok, vedete? Viene così. Ora mettiamo la colla dietro.
lo incolliamo al centro. Ok. Lo incolliamo sotto dopo aver scritto lo spazio pubblico. Qua scriverete la scuola e metterete tutte le varie immagini dove avrete specificato le funzioni dei singoli spazi della scuola. D'accordo? Ok. Procediamo. Noi quest'anno abbiamo parlato anche dei reticoli, perché nello spazio ci si può orientare anche attraverso le coordinate. A chi sono utili le coordinate? Sono utili soprattutto ai marinai, a chi viaggia con le navi, sono utili anche agli aerei, perché comunque anche loro devono avere le coordinate dei punti precisi in cui si trovano. Per avvicinarci alle coordinate che approfondiremo poi negli anni successivi, noi quest'anno abbiamo iniziato con i reticoli, è vero? Quindi stampate questo disegno dei reticoli, piegatelo tutto quanto, ok? Nell'ultima piegatura scriverete il reticolo e qui in questa linguetta dove ci stanno i punti di riferimento 1, 2, 3 e 4 metterete la colla. E lo incolleremo qui al centro. Ecco qui il reticolo, d'accordo? Poi nel nostro indice abbiamo anche un altro punto importante, cioè un altro argomento importante, anzi importantissimo per quanto riguarda la geografia. E cosa sono? Confini e regioni. Confini e regioni, ok? Questo è ancora un mini book che si apre così. Dentro avete quattro piccoli rettangoli. In ognuno di questi rettangoli mi dovete disegnare la regione, i confini, la regione interna, cioè la regione esterna. Vedete voi quanti ve ne servono. Comunque, disegno e specificare di che cosa si tratta, ok? Allora, assembliamo questo, quindi l'abbiamo ecco, così, questo è il template, è così, va bene? Pieghiamo lungo i tratteggi, 1, 2, 3, 4 e chiudiamo come abbiamo chiuso in realtà la nostra copertina. E la andiamo ad incollare. Ovviamente scriveremo anche il titolo se vogliamo, anche se l'abbiamo già scritto nel sopra, quindi non sarebbe neanche necessario. Ecco qui, incolliamo anche confini a regioni. Riapriamo il nostro mini book, ok? Mettiamo dentro tutti e quattro i rettangoli dove abbiamo specificato e disegnato le regioni e i confini. E chiudiamo. Ok, abbiamo finito, vero? Sì, però vogliamo andare un poco più a fondo, vogliamo aggiungerci qualche altra pagina a questo
l'app book, anche perché non abbiamo parlato pure di un'altra cosa, ma abbiamo parlato delle parole per orientarsi, ok? Però non abbiamo detto anche come ci si può orientare a parte le parole. E per questo template io ringrazio sempre, a parte che il sito di Apprendo, anche la collega Angela Fanara, che ha preparato un template proprio pubblicato sul sito di Apprendo, che è questo qui, che ho trovato molto carino. Lo propongo perché, anche se l'argomento verrà approfondito poi in terza, però noi ne abbiamo parlato a scuola, e se voi andate a vedere il vostro libro, il quaderno di geografia, dovreste avere anche il disegno. Cioè, noi abbiamo detto anche che ci si orienta osservando il sole, è vero? Abbiamo detto che dove sorge il sole e dove tramonta. E ne abbiamo parlato anche in storia quando abbiamo parlato del giorno e della notte. E allora, in questo template, voi mi scriverete i punti cardinali nord, sud, est e ovest. Vi ricordate? Abbiamo detto, okay, vado piano, ok. Allora, ritagliate questo template e lo andate ad incollare su un altro rettangolo a parte, ok? Questo rettangolo comunque poi noi lo posizioneremo al centro dell'appbook, proprio qui, e lo fermeremo con del nastro adesivo. Allora, dovrei averlo, eccolo qua. Vedete, faccio così. Quindi, al centro. Opa. Ok? Lo apriamo così e qui andremo ad incollare i punti di riferimento. Ma non ci fermiamo qui. Quindi ho incollato i punti di riferimento, ma come dicevo, non ci fermiamo qui. Non ci fermiamo qui perché voi troverete anche questo piccolo mino. Questo mino ci indicherà con le sue braccia la posizione dei punti cardinali nord, sud, est e ovest. Ricordatevi da quale lato sorge il sole e, disegnando la faccina del bambino, colorandolo magari, mi dovrete dire qual è la destra e qual è la sinistra, ok? Incollandole sulle mani.
Magari li fate doppie da un lato e dall'altro, perché poi quando altrimenti girerete avrete sempre presente qual è la destra e qual è la sinistra. Ok? Quindi ne farete due magari, vediamo un po'. Posso anche ritagliare questo. Quindi mi scriverete destra e sinistra da una parte e dall'altra, d'accordo? Ok? Perché poi lo capirete perché. Questo veramente non l'avevo, ci stavo pensando adesso, perché poi le idee vengono sempre facendo, no? Non ci sta mai niente di standardizzato, perché qualunque cosa può cambiare in corso d'opera. Ok, allora mettete quindi anche di qui due rettangolini, in modo che la sinistra, sinistra, la destra e la destra, però questo pupazzetto noi lo faremo girare. Proprio per capire meglio i punti cardinali. Come lo faremo girare? Per iniziare lo incolleremo qui. Ok? Così. Poi questo qui, invece di incollarlo, lo fisseremo adesso non mi viene il nome, con queste puntine qui. Quindi faremo un for al centro. Ok. Un for qui. È un foro giusto qui. Prenderemo un'altra puntina, me l'ho persa quella, ok. La metteremo qui. Qui. E pieghiamo. Ok, leviamo il nostro pupazzetto. Potete pure farlo col cartoncino che viene un poco più robusto, che girerà a secondo delle posizioni. Ok, e sapremo sempre qual è il nord e qual è il sud. Però abbiamo detto anche che c'è un altro modo per conoscere, per orientarci nello spazio, che è stato inventato dall'uomo tanti un paio di secoli fa, ed è la bussola che viene sempre usata soprattutto dai marinai, perché di notte al buio, se il cielo è nuvoloso, non ci si può orientare. Allora, su ogni nave, su ogni aereo ci sta la bussola, che vi ricordate che cosa segna la bussola? Oh, esatto, segna sempre il nord. Allora, vogliamo incollare anche la bussola? Quindi
Incolliamo la bussola, scriviamo il titolo al nostro capitolo. Orientarsi. Con sole o con la bussola. Ecco qua. Mi raccomando, colorate tutto quanto, riempitelo di colori bellissimi questo lapbook, perché altrimenti così è molto ma molto triste. E il lapbook di geografia è finito. Possiamo chiuderlo. Ok, chiudiamo tutto. Ecco qua, facciamo le foto dell'interno e dell'esterno e inviate tutto per la valutazione di geografia. Baci! Ah, adesso seguirà quello di storia, mica ve ne scappate.